Dopo la parabola dell'uomo ricco e del povero lebbroso Lazzaro, il Vangelo ci invita a riflettere sulla parabola del vignaiolo e della pietra scartata. La terra, coltivata con tanto amore dal vignaiolo, che è Dio, è stata data in affitto. Di sicuro, non vuol dire che Dio ci ha lasciati soli, ma che, anzi, è sempre accanto a noi, pronto a perdonarci, riabbracciarci e riaccoglierci appena glielo chiediamo. Ma Dio stesso ci ha concesso il libero arbitrio. Per questo ci lascia liberi di decidere se compiere il bene o il male, senza interferire. Ma l'uomo è avido, corrotto, omicida ed ha sempre abusato di questa libertà. Così i vignaioli perfidi bastonano, maltrattano, lapidano, uccidono i servi del padrone. I vignaioli sono Israele, in particolare gli scribi e i farisei, ma siamo anche tutti noi. L'odio e il rifiuto, la violenza e l'assassinio sono la moneta con la quale l'uomo ha ripagato il padre, il padrone della vigna, del suo amore verso la propria creatura. Dove ci poniamo? Fuori o dentro la vigna? Apparteniamo a quella parte di chi si arroga il diritto di sfruttare il mondo, il lavoro mal pagato, le risorse naturali? Oppure ci impegniamo a conservare e custodire il creato e a rispettare i fratelli?